Un consiglio comunale monotematico sul Monte dei Paschi, che ha le sembianze di ultimo appello al governo per scongiurare un futuro della banca senese lontano da Siena. La soluzione Unicredit continua a non convincere sindaco e istituzioni. Spero anche un'unità di intenti che c'è stata e che ci sarà con la provincia, con la regione e con la fondazione. Io spero che in qualche modo possa, quando il dossier arriva sul tavolo di chi deve decidere, possa in qualche modo fargli affrontare anche altre alternative rispetto a quella che sembra l'unica fino ad oggi presente, che è Unicredit. Una vicenda che si intreccia con le elezioni suppletive ed il timore è quello di arrivare al 5 ottobre con una soluzione già nel cassetto. Che non vorrei che una volta finite, ricadute le polveri della campagna elettorale per le suppletive, non ci trovassimo davanti a qualcosa e dice no, è già stato fatto tutto. Sul tema è intervenuto anche il cardinale e vescovo di Siena, Paolo Lo Iudice, che auspica una soluzione in grado di salvaguardare prima di tutto i posti di lavoro. Io spero che si trovi una soluzione ragionevole che rispetti, che non metta a repentaglio, come si dice, tante, addirittura qualcuno parla di qualche migliaio di posti di lavoro che comunque costituiscono un indotto importante, serio, e sarebbe un colpo veramente di accetta grandissimo.